Il secondo battaglione granatieri di Sardegna di Stanza Spoleto ha preso servizio lunedì 7 settembre a Perugia e in particolare nel quartiere di Fontivegema per arrivare fino al centro storico dove presideranno e controlleranno i luoghi sensibili rappresentati dalla Procura e dai tribunali. Il tanto richiesto esercito è arrivato. Una pattuglia motorizzata dei militari del contingente dell'operazione Strade Sicure si è così aggiunta a quella già assicurata dalle forze di polizia. Il tutto andrà a potenziare il sistema di controllo attualmente presente. La presenza dell'esercito offrirà un'ulteriore risposta in termini di sicurezza agli appelli che continuano ad arrivare dal quartiere perugino, cercando di assicurare a cittadini, famiglie e commercianti una vita normale dove spaccio, furti, aggressioni e prostituzione avevano preso il sopravvento. Fontivegge e gli uffici giudiziari di Perugia da oggi saranno vigilati anche da una pattuglia motorizzata dei militari del contingente dell'operazione Strade Sicure, che si aggiungerà a quelli già assicurati dalle forze di polizia. Si tratta in pratica di una pattuglia motorizzata che farà il giro delle aree più critiche di Fontivegge. Il senatore Simone Pillon oggi, durante la conferenza stampa, ha ringraziato quanti hanno collaborato alla realizzazione di tutto ciò. Allora, senatore, la Lega dice che è merito suo. Ma c'è da riconoscere che anche i cittadini hanno fatto una gran parte. Lei che ne dice? Le promesse che noi avevamo fatto nel corso della campagna elettorale sono state per larga parte mantenute. Certamente un grande grazie va dato anche ai cittadini del quartiere che si sono rimboccati le mani, hanno creato diversi comitati, hanno presentato le loro richieste, si sono resi parte attiva segnalando, denunciando, rappresentando le situazioni di degrado e ora cominciano finalmente a vedere la fine, cominciano a vedere una nuova alba per un quartiere che una volta era il fiore all'occhiello della città e poi via via negli anni di incuria e di degrado si è ridotto a essere quello che oggi abbiamo visto. La proposta della Lega è quella fatta a cuore aperto ai cittadini onesti di Fontivegge: tornate a vivere il vostro quartiere, noi garantiamo la sicurezza, voi fatelo rinascere con le vostre aziende, con le vostre imprese e con le persone per bene che si riappropriano del quartiere. Sono 12 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore. Due sono a Cannara, che porta il totale dei positivi a 8. Il sindaco Gareggia ha comunicato anche l'isolamento di 70 persone, 50 delle quali sono già negative. A Città di Castello una famiglia albanese di 4 persone è stata contagiata dopo il rientro dalla loro terra di origine. Altri 5 casi sono a Terni, dove due bambini di 3 e 6 anni hanno contratto il virus. Positivi anche due dipendenti scolastici di 57 e 59 anni e un 29enne venuto a contatto con persone positive provenienti dall'estero. Poi c'è un caso a Citerna, in Alto Tevere. Si registrano 2 ricoverati in più, segnalati 3 nuovi guariti a Panicale, Bastia Umbra e Collazzone. Gli attualmente positivi passano così da 362 a 371. È in gravi condizioni una donna di 80 anni, residente del comune di San Venanzo, rimasta ustionata nella mattinata di lunedì 7 settembre dalle fiamme di ritorno durante la lavorazione domestica di conserva di pomodori. La paziente, riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'ospedale di Perugia, è stata presa da prima in carico dai sanitari del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, che hanno proceduto in collaborazione con gli anestesisti ad intubare la paziente, trasferita nel primo pomeriggio in aereo soccorso al centro Grandi Ustionati di Cesena. Le ustioni riscontrate sono di secondo e terzo grado e riguardano più parti del corpo. La prognosi è riservata. Quasi 100 passeggeri sono atterrati all'aeroporto di San Francesco di Assisi con il volo proveniente domenica da Tirana. A loro, appena scesi dall'aereo, sono stati effettuati dei tamponi. Bambini, adulti e anziani si sono resi disponibili ad effettuare lo screening tampone rinofaringeo, una procedura decisa dalla regione ed attuata con il supporto dei volontari della Protezione Civile e degli operatori sanitari per ridurre al minimo le possibilità di contagio da coronavirus. Per questi passeggeri, in attesa di conoscere il risultato del tampone, è previsto l'isolamento e qualora risultasse positivo sono obbligati a fare 14 giorni di quarantena. I passeggeri erano tutti collaborativi e nessuno ha creato problemi. Non sono però mancate le difficoltà per via della lingua straniera. La Giunta Comunale di Perugia ha approvato oggi il trasferimento temporaneo della Biblioteca delle Nuvole, con la sua raccolta fumetti, che è la più grande in Italia ed è una delle più importanti in Europa, nello spazio attualmente occupato dal co-working binario 5 in piazza Vittorio Veneto, Fontivegge. La biblioteca deve essere spostata dall'attuale sede all'interno dell'Istituto Comprensivo 11 di Via del Fosso per fare spazio a nuove aule per la primaria Pestalozzi. In vista della ripresa dell'attività didattica in totale sicurezza, il Comune ritiene che la riallocazione della Biblioteca delle Nuvole negli spazi di binario 5 consenta di mantenere vivo un presidio importante per il quartiere di Fontivegge.
È possibile da oggi, e lo rimarrà fino al 30 settembre, pagare a rate l'abbonamento scolastico Bus Italia delle tipologie studente e universitario. L'agevolazione è concessa a singoli abbonati o membri dello stesso nucleo familiare che sottoscrivono contemporaneamente uno o più abbonamenti, la cui spesa complessiva superi 400 euro, compresa l'eventuale quota per l'integrazione ai servizi urbani. Per utilizzare l'agevolazione è sufficiente compilare il modulo rateizzazione al momento della sottoscrizione e procedere al pagamento dell'acconto. Le due rate successive vanno corrisposte rispettivamente entro il 30 novembre, pagamento possibile fin dal 20 novembre, ed entro il 31 gennaio 2021 con pagamento effettuabile fin dal 20 gennaio. Una a tre giorni, con oltre 60 appuntamenti con divulgatori, ricercatori e scienziati da tutta Italia distribuiti in 10 aree tra Isola Polvese e Castiglione del Lago. Isola di Einstein, il festival di spettacoli scientifici unico in Europa, registra anche nel 2020 un grande successo di attività e partecipazione del pubblico e vince la sfida imposta dalle difficoltà di gestione a causa del Covid-19. In chiusura di manifestazione sono state annunciate anche le date per Isola di Einstein 2021, dal 3 al 5 settembre. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Alta pressione rimonta sulla nostra penisola nei prossimi giorni. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 8 settembre. Locali addensamenti al mattino a nord-ovest e sulle regioni meridionali, ma senza fenomeni di rilievo, salvo locali piogge su Calabria e Sicilia. Maggiore instabilità al pomeriggio, con possibili acquazzoni o temporali su zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna, sereni o poco nuvolosi altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni, con cieli sereni al più poco nuvolosi. Temperature minime in lieve calo al nord e in aumento al centro-sud, massime in aumento sulle regioni settentrionali e lungo il Tirreno. Per ulteriori dettagli vi invitiamo come sempre a seguire sia il nostro sito che la nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.